l'Inter ha raggiunto un'intesa con gli agenti del calciatore. Partita la trattativa col club, si può chiudere in questa settimana. L'Inter sta per mettere a segno il quarto colpo di questo calciomercato estivo. Dopo Piotr Zielinski, Josep Martinez e Mehdi Taremi, sempre in attesa che venga raggiunto un accordo con Tasman, il club nerazzurro è vicino se non vicinissimo all'acquisto di un difensore, precisamente di un braccetto sinistro in sostituzione, dal punto di vista numerico, di Buchanan. Il nome è quello di Cabel, difensore mancino in forza al Verona. Stando alle ultime indiscrezioni di Sport Italia, Marotta e Ausilio hanno raggiunto un accordo con gli agenti del colombiano sulla base di un contratto pluriennale da 1,2 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un accordo di massima, visto che va ancora definito in ogni suo aspetto. Ma con questa intesa l'Inter ha cominciato una trattativa col Verona, disposto a privarsi del 23enne per circa 10 milioni di euro. La dirigenza di Viale della Liberazione vorrebbe impostare l'operazione in prestito oneroso con obbligo d'acquisto, 8 milioni di parte fissa e 2 di bonus. Il tutto potrebbe chiudersi già entro la fine di questa settimana. Su Cabel c'è anche la Juventus, tuttavia allo stato attuale l'Inter è decisamente più avanti rispetto ai bianconeri. Agli scaligeri potrebbe finire il baby della primavera interista Isiaka Kamate, anche se in una operazione disgiunta.